Ciao! Bentornato al programma TV di oggi con notizie come: il destino della trasmissione sembra essere ormai scritto. Dopo la mancata messa in onda estiva, arriva l'indizio social che confermerebbe le paure dei fan. Le reti televisive hanno ormai ripreso regolarmente le attività dopo la pausa estiva e sono tornate a far compagnia al pubblico con i programmi più seguiti di sempre. Ma dopo la riconferma di popolari fiction e storici varietà, casa Mediaset continua a mantenere un rigoroso silenzio su uno dei reality più attesi dai telespettatori, Temptation Island. Quella del 2022 è stata la prima estate in cui il quinto canale non ha mandato in onda la trasmissione e molti si aspettavano che con l'arrivo dell'autunno qualcosa sarebbe cambiato o, quantomeno, sarebbe circolata qualche notizia. Purtroppo per i fan, per il programma prodotto da Fascino PGT e Ambra Vanigia Italia non sembra prospettarsi altro futuro se non quello di una chiusura definitiva. A dare supporto a questa ipotesi sono soprattutto i dettagli trapelati dai social network nelle ultime ore. A preoccupare gli appassionati del reality show, sempre più convinti che l'avventura di Temptation Island, siamo ormai giunta al termine dopo ben 10 edizioni, è ciò che di recente è accaduto sul web. Tutti i profili social ufficiali del programma sono stati infatti cancellati, di essi non c'è più nessuna traccia. Che questo sia sinonimo di una chiusura definitiva della trasmissione non è un dato certo, perlomeno finché la produzione non emetterà un comunicato ufficiale, ma il destino del programma sembra essere ormai quello. A questo proposito, lo storico conduttore Filippo Bisciglia aveva già espresso il suo dispiacere per la mancata messa in onda estiva. Anche a me fa tanto male non fare quest'anno Temptation Island. Mi mancheranno tutte le persone con le quali ho lavorato in questi 8 anni. Questo sarebbe dovuto essere il 9° anno consecutivo. Eravamo una famiglia. Che dirvi? Non posso far mancare questa frase nell'estate 2022. Minuti, pensi che io abbia un video per te? Sì, ho un video per te. Di cancellazione dal palinsesto, però, Filippo Bisciglia non ha mai parlato. E lo stesso Pier Silvio Berlusconi, direttore di Rete, non ha mai preso posizioni nette in questo senso. In occasione della scorsa presentazione dei palinsesti Mediaset si è espresso così: vogliamo sperimentare altro e ci stiamo prendendo un tempo per farlo. Temptation Island resta negli interessi dell'azienda e non è escluso che in futuro possa comparire nuovamente nei nostri palinsesti. Tra l'altro, se mai fosse, parliamo di un periodo di messa in onda successivo alla prossima primavera. Quindi il non esserci nei palinsesti che stiamo presentando per il 2023 non è indicativo, visto che si fermano più o meno ai programmi di giugno. Insomma, è davvero tutto da vedere. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.